Ciao ragazzi, oggi parliamo di microblading. Sapete che l'ho fatto circa 2 mesetti fa, poco più di un mese fa, no, poco più, un poco meno di un mese fa, ho fatto il ritocco perché quando si fa per la prima volta, dopo circa un mesetto, bisogna tornare per andare a ritoccare alcuni punti dove magari il colore non ha preso bene. E quindi adesso sono circa 2 mesi che l'ho fatto, è completamente guarito, non ci sono crosticine, il disegno si è fissato bene e questa è la forma che ho scelto di avere, il colore. Intanto mi avete chiesto come mai dopo così tanto tempo ho deciso di farlo, perché se mi seguite soprattutto su Instagram sapete che ero indecisa, per tanto tempo sono stata indecisa, però poi più vedevo persone che conoscevo, delle quali mi fidavo, che lo facevano e ne parlavano bene, e più capivo che non era semplicemente una moda o una cosa tanto per che sponsorizzavano tutte su Instagram, ma ho capito che appunto era una cosa che sul mio tipo di sopracciglia poteva andare bene e che mi avrebbe soddisfatto. Infatti è stato così, perché io comunque non mi ricordo, cioè proprio non ho idea di cosa ho fatto negli anni 90, perché insomma da quel che vedo dalle foto di quando ero più giovane non è che avessi un bosco, però non avevo neanche insomma 3 peli in croce. Probabilmente ho usato troppo la pinzetta, me ne sono poi anche dimenticata col tempo, però mi sono trovata negli ultimi anni che avevo veramente le sopracciglia sottili. Se io riguardo le foto di quando ho iniziato a truccare, di quando ho fatto la scuola di make up del 2009, quindi 2008, avevo una linea, cioè c'era tipo un pelo che partiva da qui e finiva qui, non c'era niente, però andava di moda così all'epoca. Quindi quello che ho voluto fare io quando sono poi dopo adesso andata a farle è avere un disegno comunque naturale. So che in tante mi hanno chiesto perché non le fatte un po' più grosse, comunque vanno di moda spesse. Io volevo una cosa naturale che seguisse comunque i miei lineamenti e che seguisse la forma del mio viso. Quindi di mio non ho mai avuto le sopracciglia spesse, non sarebbero neanche state belle. Poi più ovviamente ci allontaniamo da quella che è la realtà, più si vede che comunque è finto, perché sono comunque, cioè, un tatuaggio, non c'è la tridimensionalità del pelo, non c'è il pelo che esce fuori, quindi più resta naturale e piccolino rispetto alla forma che si ha in partenza, meglio è, perché si nota meno. Nel mio caso la gente quando mi vede e dico che ho fatto il tatuaggio non ci crede, inizialmente deve avvicinarsi, perché se si sta a una certa distanza non si vede assolutamente che sono disegnate, cioè tatuate, sembrano naturali, perché comunque la tecnica del microblading è veramente una tecnica molto avanzata, che dà un effetto molto naturale. Poi, a me piaceva molto questa forma perché, vedete, in questo caso sono completamente struccata, non ho su neanche il correttore. Avrei dovuto forse metterlo, però no, vabbè. E non stona, sta bene. Poi, quando mi trucco, che faccio soprattutto un trucco molto pesante, importante, soprattutto sugli occhi, mi piace andare comunque a renderle un po' più spesse, un po' più magari anche scure. Però quello che volevo era proprio un risultato naturale da struccata, in modo da non dover avere quest'ansia del dovermi sempre fare le sopracciglia perché non mi vedevo. Cioè, anche quando andavo al mare, sì, non mi truccavo, però comunque nelle foto dico, cavolo, guarda che sono ciglia un po' sfigate, che cioè, se l'avessi avute un po' più belle, mi avrebbe fatto un po' più piacere. Certo, non ne ho mai fatto una malattia, perché comunque non stiamo parlando di sopracciglia, però fanno la differenza, soprattutto secondo me amate le sopracciglia un po' più delineate, un po' più folte rispetto a quello che erano quelle mie in partenza. Quindi finalmente dopo veramente anni mi sono decisa. Calcolate che già quando, prima di restare incinta di Grace, avevo iniziato tipo a guardare un po' di siti, a vedere un pochino di lavori, poi dopo durante la gravidanza non potevo farlo, poi subito dopo il mare, questo, quell'altro, insomma tra una cosa e l'altra c'era sempre, cioè rimandavo sempre, dicevo no vabbè ci penserò più avanti, poi finalmente qualche mese fa ho deciso, ho detto vabbè facciamole, tanto le voglio fare naturali, e comunque il risultato, se dopo non viene mantenuto dopo circa un anno e mezzo, inizia pian piano a andar via. Quindi ho detto, dai, proviamo, non è una cosa permanente, non succederà mai niente di strano. Io poi ho scelto Sara Vecchi, che mi piaceva molto il suo lavoro, mi piaceva molto la sua personalità. Ci sono tante persone molto brave, magari tante anche che non sono famose su Instagram, perché non è facile comunque emergere, lo sappiamo benissimo, però la cosa importante anche parlando con lei è proprio guardare i lavori prima di affidarsi a qualcuno. Cioè se andate da una persona che non ha mai fatto nessuno, o c'ha dei lavori che voi vedete e dite questo tratto non mi sembra preciso, questo tratto non mi sembra fatto bene, già lì
non va bene. Però guardate veramente, informatevi, guardate, guardate, guardate. Più una persona lavora, più diventa brava nel tempo. Poi dopo il gusto personale, ci sono persone che amano il microblading, ci sono persone che amano altre tecniche. Quindi sta tanto anche al vostro gusto. A me piaceva questa tecnica, ho scelto questa tecnica. Adesso comunque farò vedere un paio di video che ho girato sia durante il mio primo appuntamento, quando cioè proprio sono arrivata lì con le mie sopracciglia e abbiamo deciso la forma, il colore e le abbiamo fatte, sia la seconda volta quando sono tornata dopo un mese e mezzo per fare il ritocco, quindi andare a comunque ridisegnare delle parti dove il colore non aveva preso così bene, soprattutto nel mio caso verso la fine era venuto un po' via il colore. Una cosa che ho imparato è parlare, parlare, parlare con la persona che avete davanti che vi andrà a fare le sopracciglia e dirgli tutti i vostri dubbi. Quindi io ho detto, ho parlato dei miei dubbi, cambierà colore, diventeranno grigie, diventeranno rosse o cosa succede se sono troppo spesse. Tutte queste cose qui bisogna chiarirle, parlarne. Poi ovviamente ci sono tante cose che potete leggere sui vari siti di chi pratica questa tecnica, tipo non andare al mare per un tot di settimane subito dopo, non andare a truccarvi la fronte per qualche giorno. Io per una settimana non mi sono truccata, non ho fatto maschere per 2 settimane, perché comunque non volevo che i prodotti entrassero ovviamente nelle microferite, perché comunque stiamo parlando di un tatuaggio, quindi sì, la pelle viene comunque lacerata in quel punto, cioè in quei punti. Per quanto riguarda il dolore, è una delle cose che mi avete chiesto di più, dico la verità, a me ha fatto un po' male, ma non un male da scappare. Certo, il sopracciglio destro mi ha fatto più male del sinistro. Lei aveva iniziato col sinistro e il sinistro ha detto: ah, vabbè, però poi sul destro ha avuto alcuni punti dove. Però non è un male dal punto scappare. Non ho mai sentito nessuno che è scappato mentre faceva il microblading. Poi dipende da quanto lo volete, se lo volete veramente tanto, aspettate un attimo, chiudete gli occhi, pensate ad altro, anche perché non è che dura 20.000 ore, quindi sopportate un pochino. Cos'altro dire? Un'altra cosa che mi avete chiesto riguarda i prezzi. I prezzi variano tantissimo dalla regione d'Italia dove siete, dall'esperienza della persona che avete davanti. Ovviamente più una persona ha esperienza più si farà pagare, meno una persona ha esperienza meno si farà pagare, però più o meno parlando con Sara i prezzi vanno dai 300 ai 1000 euro per la prima seduta e il ritocco. Quindi quello più o meno al range. Se vi chiede molto meno di 300, fatevi due domande, perché può essere anche che troviate le persone che lo facciano molto meno, ma costa fra il tempo che comunque si usa per andare a farlo, perché non è che ci si sta pochissimo, alla fine tra una cosa e l'altra passa almeno 1 ora e mezza, 2 ore, tra i prodotti utilizzati. Insomma, se vi chiedono 30 euro, io direi ok, non sempre, cioè non sempre è bene risparmiare, su alcune cose è meglio essere sicuro al 100%, perché stiamo parlando di una cosa che andrà comunque a cambiarvi il volto, quindi meglio fare attenzione. Poi ecco, sì, l'ultima domanda, lo rifaresti? Sì, 100.000 volte, cioè sono felicissima del risultato. La mattina certe volte mi sveglio e non ci credo, perché comunque vedete, sono struccata, sì, ho bisogno del mio copriocchiaie, però il mio disegno delle sopracciglia è bello definito e già questo alza un po' lo sguardo e mi rende un pochino più sveglia. Prima con quei due peletti che cadevano in giù sembravo sempre un pochino stanca, c'era qualcosa sempre che non andava, per quello io sentivo sempre il bisogno di andare a rifarle. Come vi ho detto all'inizio del video, comunque io continuo ad utilizzare milioni di prodotti per sopracciglia, perché quando mi trucco mi piace farle un pochino più spesse. Però è più facile anche, soprattutto per quelle persone che non hanno manualità, perché avete già un disegno comunque, e quindi dovete seguire semplicemente la forma che vi è stata data. Non dovete star lì a vedere, ah ok, devo farlo un pochino più in alto in qua, ma ce l'avete già. Diventa 1000 volte più veloce la mattina andare, se volete renderlo un po' più forte, andare comunque a ritoccarle. Cioè io sono felice, sono veramente felice. Tutte le possono fare. Nel senso che più avete la pelle grassa, più è sconsigliato andare a fare il microblading, però sono cose che veramente dovete discutere ovviamente con la vostra master, con la persona con la quale andrete a farlo. Informarvi tanto, vedere se persone con il vostro tipo di pelle l'hanno fatto. Quindi mi raccomando, mettetevi giù una lista in caso di domande e fatele alla persona o alle persone che avete selezionato. Adesso bisogna fare attenzione perché arriva l'estate e siccome quando si fa il microblading non si può prendere il sole,
insomma, se è andata al mare non va bene, quindi è un periodo un pochino adesso zona grigia. Però niente, vi lascio ai video e spero che vi piacciono. Se avete altre domande, fatemele pure qua sotto, così magari contatto Sara e chiedo a lei, perché ovviamente non sono io l'esperta, io sto soltanto raccontando un pochino la mia esperienza e quello che mi ha raccontato lei. E niente, spero vi piaccia. Un bacione! Siamo nella fase struccaggio delle mie sopracciglia disegnate questa mattina alle 8 del mattino al buio. E adesso andremo a fare un disegno, giusto? Una progettazione e poi il disegno. Una progettazione e poi il disegno. Sì, una C'è massima. qualcuno cioè, a cui tu non consigli assolutamente il microblading? Le pelli estremamente grasse e porose. E quanto dura circa? La durata dipende appunto dal tipo di pelle. Su un tipo di pelle normale la durata va dai 10 ai 14 mesi. Si E fa. poi va via completamente al No, 100%? no, 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 no. Va via al 100% dopo un paio d'anni. Ok. Oddio, c'ho già paura. È solo una Adesso devi matita. stare con gli occhietti chiusi e la fronte rilassata. Però, se no, non posso farlo. Ma io c'ho paura. Ma è una matita, guarda. Rilassa gli occhi e la fronte. Un confine, ok. Io mi tengo all'interno di questo bordo, Sì. non ci saranno righe continue o angoli Hello. vivi, all'interno sarà tutto pelo, Sì. saranno quindi leggermente più sottili, ma non troppo. Vediamo un po'. Sentiamo Clio cosa dice della mia forma. Che ansia. C'è la nostra linea guida, giusto, Sara? Sì, il nostro confine. All'interno del quale lei andrà a fare i peletti. Quindi ovviamente non ci saranno linee continue come in questo caso, perché vogliamo un effetto molto naturale. Però è arrivato il momento della lametta, diciamo adesso. Quindi incrociate le dita per me, soffriamo in silenzio. Dai, di che ti ho fatto male. Insopportabile. È più fastidioso che doloroso, no? È tipo un po' il gesso sulla lavagna. Solo, abbiamo fatto tutto il confine. Puliamo via la forma e inseriamo i pelini all'interno. Quante persone riesci a fare in un giorno? Tre. Di più? Una Faccio anche una decina. decina. Quindi Clio, com'è stata questa esperienza? Raccontaci un po'. Sopportabile. È tra te anche piacevole. Finalmente E l'hai fatto. comunque, sì, no, no. Questo lo potrò dire fra una settimana, tipo alleluia, alleluia. Tante ragazze mi hanno detto, fallo, perché poi dopo dirai, perché non l'ho fatto prima? E ero proprio un caso disperato, 2 anni per pensarci. Sono tanti 2 anni, no? Adesso non potrei andare al mare per 3 anni. Ti No. immagini, tipo, mi ero dimenticata di dirti una cosina. Ma come mai la lama del microblading, cioè non taglia il pelo? Cioè, tu Lo passando. sposto. Finita questa. Yay! Troppo fighe, anch'io le voglio adesso. Va bene, Fra cara. un Tra un anno, Quando visto. vieni a Roma, il ritocco. ritocco è molto più veloce. Sì, è un'oretta. È una passata o due? Sempre due. Ah, sempre due. Però non tutti i peli, solo quelli che non hanno preso. È assurdo, perché vedi i miei peli che finivano qui. Infatti c'era tutta questa parte qua che mancava. È assurdo che adesso ce l'ho. Oh, Questo qua. ce l'ho! Sono a Roma per il ritocco del mio microblading con Sara. Come sono stata? Sono stata brava. Sei stata Le brava. ho curate. Ho visto che la prima maschera te la sei fatta Una dopo. settimana? Cioè, è stato molto difficile non truccarmi poi sopra. Però, insomma, questo è il risultato. Sono comunque ancora evidenti. Adesso andiamo a fare un piccolo comunque ritocco, giusto? Per riprendere qualche pelino che è andato via. Per riprendere qualche pelino che è andato via. Dove è andato? Via.
Quindi adesso per un'altra settimana niente maschere? Sì, dai, sei stata così brava, guarda come hanno detto. No, oh, si sente. Beh, però sembra però strano. Non è un male insopportabile. Poi c'è la gente che mi dice, da una che ha partorito non mi faccio dire... Però no, sulla, cioè, nel senso che non ha niente a che fare con quel tipo di dolore, ma è un fastidio, sì, non è un male. Poi dipende dal grado di sopportazione sicuramente, c'è chi potrebbe sentire di più che di meno. Comunque la destra c'è sempre più male della sinistra. È una cosa psicologica. No! Come la seconda gamba della ciretta. È sempre più male. Questa è finita. Sì. Quindi questo è l'effetto finale del microblading. Di qua invece sono andata a disegnare il sopracciglio come lo faccio di solito, quindi vedete che questa è la differenza tra quando le disegno. Di solito io uso questo pennarello di Urban Decay e poi una matita, tipo in questo caso ho usato questa qua di Diego Dalla Palma. Vedete che le faccio un po' più spesse, però al naturale, quando sono completamente senza trucco, adesso ho un po' di fondotinta, mi piace molto questa forma e questo effetto. Ve le faccio vedere da vicino. Vedete, questo è il risultato molto naturale. Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di commentare, mettere like, soprattutto condividere con un'amica che magari sta pensando di fare il microblading e ha qualche domanda, qualche dubbio a riguardo. E alla prossima, un bacione!